questo video ci sarei anche io. So che state guardando solo il gatto, solito discorso, appena c'è un gatto nel video io posso anche fare con la maglia che nessuno se ne accorgerebbe. No, però giustamente uno guarda la cosa più interessante. Allora, in questo video aprirò una mystery box, questa volta però mandata da una mia amica che, dovete sapere, ha dei gusti di merda peggio di me e quindi ci capiamo perfettamente, perché ne so, a volte mi dice: no, non puoi capire, in giro ho trovato, che ne so, un portapenne a forma di wuster con i glitter e due piume colorate fatte di basilico. Io, oh, oddio, che fortuna, lo vorrei anch'io. Ecco, questo più o meno sono i nostri target di gusti bellermi. Qua c'è la scatola Abnorm, ho tagliato la parte di sopra perché c'erano i nostri nomi, magari anche io, sì, se ne vedrà un pezzo, ma d'altronde, che cazzo ci posso fare? Ah, sì. No, aspetta, la metto, oh, che cazzo ci hai messo dentro un feto? Hai partorito dentro la scatola, dentro la mia mystery box? Allora, c'è della carta, quella a pallini scoppiettini, aspetta. Guardate che unghie ho! No, ragazzi, ma veramente? Ma che cazzo mi è successo? Oh mio Dio! È bellissimo, è bellissimo, è bellissimo, adoro. Allora, apro una cosa alla volta senza neanche guardare cosa c'è. Oddio. Vabbè, questo... Che bella carta! Sì, tutti i miei amici hanno delle carte bellissime, a partire da Dani, quando mi fanno i regali. Quando li faccio io a loro, cioè li faccio con la carta di Natale, con la merda, con la carta igienica, cuorizzini, mi lavo. Allora, sì, diciamo che la carta è bella, ma l'impacchettatrice lascia un po' a desiderare. Qua c'è un cerchio, una appiccicata così. Happy... Ritiro quello che ho detto. Buona festa della mamma! L'ha riciclata anche lei. No, vabbè, pessimo. Allora, apriamo. Buona festa della mamma. Vabbè, sua mamma. E vediamo che cosa. Che belli! Ma sono bellissimi! Sono i deco. Come cazzo si chiamano? I deco tape? Washi tape? Cinta decorativa, tradotti bene. Ma sono bellissimi! Soprattutto questo mi piace tant'è. Vabbè, quello dorato, ovviamente, mi ci ricoprerò anche il buccio di culo. E questo assolutamente è l'off a prove. Poi, se c'è qualcosa non l'off a prove, ve lo dirò, tanto non ci offendiamo, non siamo all'asilo. Ecco. Ah, la carta è la vita, ma è bellissima. Allora, uno squishy utile. Allora, uno squishy utile sarebbe un marshmallows. Che è uno squishy utile? Un dildo che da mollo diventa solido? Tanto sta carta la cerco di recuperare e casualmente Dani se la ritroverà per Natale. Ma sarà un caso, cioè sarà assolutamente un fortuito fucking caso. Non è quella. No. Mamma, ma che meraviglia questa carta! Adoro. Cioè, il vero regalo è la carta. No? Ma è profumata! Si ci ho messo il naso come se fosse un nano, come se si stia rimingando. Shadow palette. Ma è una palette? Oddio, sì! È una palette di ombre. Ma è squishy! Una palette squishy? No, ma di cosa stiamo parlando, raghi? Ma va veramente? No, l'ho rotta! Dovevo prendere una ferbice. Mare in una seggiolina. La palette! Ma che bella! Ma è stupenda! Ah, che bella! Che fucking bella! Vediamo i colori, facciamo anche un attimino di professionalità. Sì, vabbè, però sta cosa gommolina è fantastica. Allora, questo... Bello! Sì, così con le dita. Non ci ho fatto caso. Tutto quello che ci sarà da provare me lo proverò in questo video. Ora come minimo c'è un dildo, mi scrivete nei commenti. Assegni tutto, non l'hai provato però il dildo. No, perché poi voi siete speciali peggio di me, quindi... Poi questo. Bello. Sì, vabbè, magari non scazzolato così. Però bello, molto molto bello. Questi sono i miei colori sostanzialmente. Oh, ho sporcato la riga di... questo.
Ah, me la dea. Bello! No, raghi, è bellissimo. È assolutamente bellissimo. E soprattutto, ma perché continua a chiamare marshmallow? Questo è un donuts. Ho detto marshmallow fino adesso, non ci fate caso. Comunque, mi pulisco nella carta della festa della mamma. Oddio, il dito adesso come me lo pulisco? In da sorca. Bello anche questo. Wow! Sta palette mi sta già sconfinferando il sorcottino, vi giuro. E poi questo rosa qua. Bella! Bellissima! Bellissima! Raghi, ditemi se non è bellissima. Sì, l'ho messo veramente a butto de culo. Bellissima! Poi con lo specchietto, che ingrandisce anche. No, sono io veramente deforme, non ingrandisce. Molto bene. Però questa qua assolutamente, vabbè, l'ho fa prove neanche a farlo a dire, ma ovviamente. Questa me la metto subito in borsa. E poi carino anche perché la potete prestare al vostro compagno per poggiarci il capocchiello. Cioè, insomma, multiuso. Poi, questa, una carta sempre glitter. Allora, profuma tantissimo, ma avevano finito il fucsia. Cosa significa? Che cos'è? Questo è un sacchetto del pane. Mi hai preso mezzetto di pane, cioè mezzetto. Un quarto di etto di pane. Che cosa c'è qua? Oh mio Dio! Che figata! Bali Dream Catches. Sono in cattura sogni, ma che carino! A parte che vabbè, viola mi piace forse anche di più di fucsia, bellissimo. Bellissimo. Comunque bellissimo, mi piace tantissimo. Io ci farei anche una, l'attaccherei anche una maglia, pensate un po', cioè guardate quanto può essere fessi una maglia. Comunque sì, stupendo, mi piace. Poi, vedete raghi, sembrano cose che posso comprare io, cioè ci capiamo tipo perfetta mongi. Poi, questo mi sembra una crema, perché qua c'è la base dura e poi fa proprio fu. Cioè praticamente lei li fascia la Mr. Bean, avete visto quella puntata di Mr. Bean in cui deve imbiancare camera sua e fascia tutte le cose singolarmente, che ne so, il pomello della porta, lo faccio tutto così, la penna e la ripoggia sulla scrivania, non è che le leva, e l'ha fatto guarda. Praticamente è come se non l'avesse fasciata. Ora lo buco io con le mie manine di fata. A sgomuriare. Questo andava di moda nel 2012 fra le beauty guru italiane, quindi è scaduto. Ah, forse la black mask. Potrebbe essere la black mask. Potrebbe essere. Ah no, che cazzo è? Wow. Blemish Control Apricot Scrub. Io non lo conosco. Cos'è? Blemish sarebbe i rossori? Forse? 100% naturale sfoliante, aiuta a prevenire la causa di blemish. Però i blemish non so cosa siano, penso siano rossori. Oddio, ma che aspetto ha? Cioè, profumo buonissimo. Facciamo una prova. Ah, ma è sfoliante, sono una cretina. Ora mi rimangono tutti i tocchetti qua. Bello, mi piacciono le maschere sfolianti, anche perché ho la pelle secca come il culo di un babuino, quindi... Oh, che bella. Oh, che pelle liscia, mi farò una striscia, mi farò una striscia su te. Attraverso insieme le nostre narici, questa scrivania è piena di peli pubici. Che schifo è? Oh, ci sono dei peli strani su questa scrivania, vi giuro, non sono miei. Vabbè, che schifo. Ah, ok, allora. Scrolliamo tutto. Sono apice case. Guardate. Ma che sai frega, comunque mi piace un sacco. Poi magari sciacquandola sarebbe anche più carino. Tipo, fa un profumo buonissimo di albicocca. In effetti è apricot, sarebbe albicocca. Ma tipo, assolutamente approved anche questa. Fattore sfoliante profondo, c'era gentile, moderato e deep. Cioè proprio questa fa assolutamente bellissimo. Domani mi trovate così, c'è l'insecchita come le salme. Poi questo, ah, questa è la carta di Happy Mother Day. Mother Happy Mother Mother Day. Poi solita carta della festa della mamma, che giustamente gli è avanzata. Vedi che anche lei dell'idea che non si recicla, non si butta, che niente. Che belli! Oh mio Dio, sono carinissimi! Squeeze me till the last drop. Allora, questo
Tanto di che marca sono, non le so. 62% in meno di plastica. Ok, sì, ma cosa fa? Refresh in facial wash. Allora, rinfrescante per la face. Poi acqua micellare. Pulente. Ma che carini, ma sono troppo belli, non li voglio usare. E questo idratante. Ah, forse sono da usare. Ragazzi, forse mi è venuta un'idea. Forse questo ti lavi. Poi metti l'acqua micellare. O forse. Non c'è un ordine. Raghi, mi scrivete l'ordine, come vanno usati. Cioè, allora, questo rinfresca la face, quindi sicuramente potrebbe essere il tonico. No, facial wash. Questo ti lavi la faccia. Poi questo, vabbè, la crema idratante. Sì, forse l'ordine è così. 1, 2, 3. Ma che carini, sono troppo belli, mi verrebbe da ciucciarli. Sì, detto così. Detto così, sono malissimo. Mi ispirano tantissimo. Anche solo per la forma. Dentro ci potrebbe essere. Ah, dicevo, che cazzo c'è dentro? C'è una cosa fucsia. Vedete? C'è una lente a contatto. No, era il riflesso di questo, della bocca. Con te è arrivato il suo camion. Cos'è? Dust Dream. Oddio! Ma che carino! È un ciondolino da attaccare al buco del. Non del culo, purtroppo, ma del telefono. A parte che sembra un po'. Ha una forma un po' fallica, sono io con dei problemi. Ma è bellissimissimo! Bellissimo! Altra calda guida rossa! Altra calda, sono diventata zenese. Sono zenese. Dani, vedrai che bei regali che ti faccio a Natale con sta carta. Non si può capire. Che cos'è? Oh, don't care, don't care. Cioè, chi se ne fotte. E si può usare da un lato o dall'altro. Ma è magnifica. Mamma mia. Io ovviamente la userò da questo lato. Anche se don't care mi piace tantissimo. Ma, ah, ma forse questa è fatta apposta perché non gratta la faccia. Questa sì. Vabbè, pazienza. È bellissima. Oddio, oddio, ho capito cos'è questo. È bellissimo. Ah no, pensavo fosse quello che devi mangiare dentro il cesso, ma è ancora più bello. È un come si chiama? Uno slime dentro il cesso e ci sono anche i due dita che lo fistigano. Lo proviamo tipo subito. Ovviamente fucsia fluo. Come si apre? Ah no, c'è la plastica. Ok, plastica tolta. Ah. Che cos'è? Ma è solido? Mi sa che si è un po' indurito nel frattempo. Ma no! Ditemi che cosa posso metterci per recuperarlo, perché so che si possono recuperare quando sono duri, perché non sono ciolle che ci vanno bene così, quando sono duri non vanno bene queste. Oh, che schifo. Ditemi cosa ci posso mettere perché voglio. Mamma mia, che cringe. Che merda. No, ma si alza anche il cerchio. No raghi, sono in uno stato pietoso. Non mi ha regalato anche dei fazzoli, vero? Dove mi pulisco? Tipo qua, nella carta palini. No! Che sensazione! No, devo trovare un fazzolo, ragazzi. Sì, comunque devo recuperare assolutamente quello slime, cioè non avete capito. Anche solo perché dentro un cesso fucsia. Qualsiasi cosa c'ha dentro un cesso fucsia, lo voglio! Ok, cazzo, sono veramente appiccicosa, come se avessi lavato a mani nude la sorca di nonna Adele, cioè proprio così. Che schifo. Finirò questo video che faccio e già dalla fine, nel frattempo mi rimane attaccato il tablet alla mano. Tutte le youtuber le hanno. Che cosa? Cosa hanno tutte le youtuber, raghi? Stoppate il video e scrivete nei commenti hashtag tutte le youtuber e scrivete che cosa hanno tutte le youtuber e vediamo se avete indovinato. A me non viene in mente tipo niente. Vediamo. 20 micro lights. Ah,
che carine! Che carinine! È vero, ce l'hanno tutte le youtuber! Sono le lucine! Che carine! Aspetta! È vero, per essere fashion bisogna avere queste. Che poi ce l'avevo anche io nel periodo natalizio, però le mie non erano così. Queste ci puoi dare la forma che vuoi, le mie erano plasticose. No, queste qua sono bellissime. Ci puoi ricoprire quello che vuoi. Cioè, vedete? Sono proprio... Ma che fighe! Wow! Mamma mia! Oh mio Dio, sono bellissime! Aspetta, il reggiseni se vuole questo. Adesso sì che sono una vera YouTuber. Grazie, amica mia. Bellissimo anche questo. This. Nel frattempo, guardate come cazzo sono conciata. Anche qua, felice festa della mamma, grazie. Ma non è che devo farmi una visita ginecologica. È bellissima. Ma che amore è? Mamma mia. È troppo bella. È stupenda. Poi vabbè, sapete che io colleziono penne, quindi... È magnifica. Ma, tra l'altro, vediamo ma che precisione! A metterci anche lo scotch nella punta. Io non ci sarei tipo mai arrivata. Per non farla sbubacchiare. Vediamo se scrive bene. Absolutely yes. Perché beh, c'è Claire, se è la vita. Perché a Genova non c'è Claire? È troppo bella. Nel frattempo sto perdendo le mie decorazioni. Non vorrei mai sembrare sobria. Non mi sembrerebbe giusto. Questo, stupenda, ma perde un po' di glitter. Ok, adesso fammela aprire qua che poi devo fare la stessa fine del video di Cree, che dopo ho passato le stesse a scopare e non come pensate voi, ma proprio per terra a raccogliere fucking glitter e la volta dopo a raccogliere fucking coriandoli. No, ma è una spazzola. No, raghi, è una spazzola, è stupenda. Vabbè, non la apro adesso perché veramente sglitterò da tutte le parti, ma bellissima. È troppo carina. Mamma mia, è troppo bella. Chi se ne frega che perdi glitter. Anzi, meglio così, mentre ti pettini ti vanno tutti i glitter nei capelli. Cioè, vabbè, lasciamo perdere. Mi viene in mente mio zio Claudio che una volta aveva una gonna con tutti i glitter. Sono entrata in macchina solo e ho detto: tu Cla, scusami, sto perdendo una marea di glitter nella tua macchina. Lui: ma come li stai perdendo? Sì, scusa, ma muoviti di più allora. Dai, fantastico. Bella, bellissima, guardate che bello sto fiocco, me lo metto qua. Wow, bellissima anche questo, grazie, veramente mi hai fatto dei regali troppo 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 belli. Poi questo, complimenti anche per la fascitudo, cioè, mi hai sorpreso. Questo, che cos'è? È un profumo. Oh, del profumo, che carino! Guardate, è bellissimo. Lo provo tipo sopota. Ah, buono. Ah sì, perché abbiamo anche gli stessi gusti dei profumi, che ci piacciono i gusti freschi, tipo floreali. Odiamo tipo il profumo alla vaniglia, quelle cose dolciastre. Oh, buonissimo. Di che marca è? Non ve lo so dire, se no ve lo consiglievo. Tra l'altro c'è il marchio che non è stato testato sugli animali, quindi assolutamente approved. Però la marca non lo so, so solo che è molto bello, molto 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 bello. Provalo, se è buono ne prendo uno anche per me, altrimenti no. Ma che cazzo? Amicizia is the new caviar. Molto bene. Vediamo. Lo proverò per te now. Se è un rossetto però sono fottuta perché ce n'ho già uno. Cioè, quando spacchetto i pacchetti dovrei farli nudi, così qualsiasi cosa. Dovrei farli nudi, dovrei farli nuda. L'italiano che mi fa. Sto bellissima. Allora. Oh, è della MAC. Wow. Perché l'altro giorno mi chiedevi
Che rossetti ho della MAC, e ti ho anche detto che non ne ho nessuno liquido. Sei furba, eh? Allora. No, mi sono sporcata. Allora, vediamo qua. È così, sembra molto faico. Però ho questo sopra. Non è forte. C'è lo scazzolo sopra. Anche se il colore non sarà esattamente questo, perché sotto ne è un altro. Ora vi dico anche no, ragazzi. Bello, sembra molto figo. Speriamo che sia anche, come si dice, di quelli che resistono più di una scorreggia. Retro matte. Non dice che però è waterproof, cazzi mazzi, vabbè che se frega. E il numero è, dove cazzo, a 102, Dance With Me. Ha degli strani effetti collaterali, se lo sento. Molto bene. Andiamo avanti. Allora. Oh mio Dio! Sono orecchini di Primark. E questo pezzo qua è palesemente fucsia fluo. Ma sono bellissimi. Levo i miei perché sono scaberci. E tipo metto subito questi. Che belli! Che fucking belli. Cosa?